Good evening, ladies and gentlemen, per quei pochi che ancora ci sono. Sono un po' di un filo congestionato e direi che siamo pronti per continuare anche oggi con Detroit. Lo stiamo tirando avanti anche un bel po', non so quanto sia lungo. Perciò spero di, tra virgolette, togliercelo dalle palle velocemente. Caricamento quindi recapone. E con il recapone partiamo dal presupposto che Kara sta cercando di sfuggire al confine. Marcus si è trasformato nel Che Guevara dei robot. E Connor, stranamente, siamo riusciti a non farlo morire questa settimana. E a proposito di confine, mi sa che partiamo proprio con Kara. Scortata dal nostro cristone robotico, Luther. Un Forse tipo che Slatko non l'ha mai usata. ci sembrava volesse aiutarci, invece ci era una specie di Manca dottor ancora mezzo chilometro. Frankenstein. Arriveremo tra circa un'ora. Con Ellis non possiamo parlare, dobbiamo continuare a E questa chiacchierare con il gente nostro vive qui? Luther. Come hai saputo di loro? Dagli androidi catturati da Slatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero, o fosse una trappola. So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Slatko li ha uccisi. Bel punto a favore. Hai ragione pure te, Luther. Avete fatto un malfunzionamento. Freni di emergenza attivati. Sì, ma che culo proprio, eh? Questa non ci voleva. Un culo dalla Madonna proprio, Resta dentro, Alice. eh? Vediamo un po' che c'ha sto motore. Dal rosso che vedo non è proprio il massimo. Dire siamo nel nulla, ci sta come l'unico sarebbe stare dentro la macchina, ma ti voglio vedere, sono sempre muti a capo. No, mi tocca passeggiarmela in allegria, sperando che si muova qualcosa. È l'unica possibilità. C'è un cartello, magari ci abbiamo pure culo. Infatti, parco di divertimento, vabbè, meglio di niente. Laggiù. Direi non è proprio il massimo, ma meglio che stare al freddo e al gelo. Dobbiamo trovare un riparo. Qui fa troppo freddo. Sembra abbandonato da un bel pezzo. Concordo, Luther, concordo. Dice esame agli edifici abbandonati, ma oh, è tutto sbrindellato, quindi. Trovato niente? Nessun posto per la notte. Direi che è troppo ventoso.
Non so se c'è un... Attenzione! Il pericolo arriva sempre quando meno te lo aspetti. È un androide vecchio stile quello. Ok, no, non so. Mi sa che siamo punti a capo, anche qui è troppo ventoso. Tutto in tre non ci si sta. Dove si può guardare? Qui sicuramente no. Non c'era bisogno che me lo facessi notare, eh. Lo vedo con i miei occhi che è una merda sto posto, eh. C'è bisogno che mi fai il... Forse qua ci siamo. Se abbiamo modo di rompere le travi. Ah, vabbè, sì, infatti. Ci abbiamo Robocop qua e lo stiamo facendo fare alla ragazzina. Mi sembra anche giusto, voglio dire. Ok, ottimo lavoro. Ecco fatto. Tanto che c'è qualcosa, quindi insomma. Vabbè. Niente di importante. Non possiamo parlare con Alice. Non so se avrò bisogno di una mano a accendere il fuoco. Cos'è qua? Ah, voglio essere. Sono rimasti dei biscotti. Ne vuoi uno? Contenta lei. Non so perché si è accesa quella lampadina, a parlare della pistola. Non vorrei ci sia qualche sorpresa che non sappiamo. Qualcosa per terra. È una foto. Chi è? Ah, è un... Cosa pubblicitario, niente di più. Giustamente per fare la... una coperta. Anche il cuscino. Non ci facciamo mancare nulla. Diamoli alla bimba. No? Non li mettiamo qui. Ah. Glielo mettiamo giustamente al fuoco. Anche voi avete ragione. Meglio di niente. Pensavo doverla andare a cercare, invece no. Non ho male. Su, che succede? O meglio, sappiamo che succede, ma... Volevamo evitare di parlarne. Un po' sarà anche distante, ma un po' si fida di noi almeno. Ok, mi avete risparmiato un quick time event che sarebbe stato imbarazzantissimo. So che è stata una giornata difficile.
difficile. Direi. Cerca di dormire. Però è il caso di dirlo. È successo un po' di tutto, tipo. Mi racconti una fiaba, cara? Vabbè, ma che cazzo, dai. Ho 9000 favole della buonanotte in memoria. Ne troverò una per te. C'era una volta un unicorno che... No, non una fiaba così. Inventane una. E come cazzo fai? C'era una volta una bambina che era stanca di avere paura. Sognava di essere come le altre bambine, ma dentro di sé sapeva di non farcela. Poi incontrò un robot che era smarrito proprio come la bambina. Così decisero di scappare insieme per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli, ma la loro amicizia glieli fece superare tutti. Lungo la strada incontrarono un gigante gentile che promise di proteggerle. Come finisce la storia? Raggiunsero il luogo che sognavano e vissero felici e contente. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine, ma la vita non è così. Devi per forza metterti a scassare il cazzo, piccolina? Dopo era il caso. Domani ci aspetta una lunga giornata. Non viene a darti una buona notte, Luther? Sì. Sì, volentieri. C'è un'altra cosa fuori, aspetta che controllo. E poi ci facciamo due chiacchiere con Luther, che non si sa mai. Ok, non c'è niente che si muove. Merda. Se leggo queste scritte, non siamo tranquilli manco per il cazzo. Però magari è un caso. Magari è una casualità. È una brava bambina. Sì. È molto coraggiosa. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Ecco. Un giorno arriverà e guiderà la nostra gente e ci renderà liberi. Ho finalmente capito di che cosa si tratta. Se fosse solo una storia che ci raccontiamo per sostenerci a vicenda. RA9 esiste. Credo in lui. Un robo messia, praticamente. E al momento giusto tutti lo conosceranno. Io come vago sospetto di... Hai mai notato niente di strano in Alice? No. Che vuoi dire? Cara! Merda. Ma questo è un calamite della sfiga proprio, eh? Stai scherzando? No, fanculo. Dai la pistola, eh.
altro passo e sparo. Non abbiate paura. Non vi farete del male. Ok, meno male. Siamo come voi. Il nostro nome è Jerry. Tutti. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Ah, giusto. Dovevo immaginarlo. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni sono stati difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Le piacerà. Vuole vedere? Oh, non credo che... E allora deve seguirci. Alice, forse non è una buona idea. Neanche secondo me. Non credo tu abbia scelto. Avanti, cara! Madonna, ci mancavano solo i robot pedofili. Almeno spero non si tratti di quel genere di cose. Resta con noi. Ah, ok, ok. Una roba tranquilla, meno male. Io qua non posso stare tranquillo un secondo che... La piccola può salire a bordo. La giostra è pronta per il divertimento. Sì, se ti togli dal cazzo magari, ecco. Almeno questo. Che abbiamo fatto la cosa giusta una volta tanto. Ok, si chiude così il capitolo. Anche qui era abbastanza lineare, non c'erano grandi sconvolgimenti. No. No, non sarebbe cambiato niente di che. Ok, torniamo da Connor che abbiamo visto. La scena di venerdì scorso non è stata molto simpatica. Abbiamo dovuto... Abbiamo lasciato andare, tra virgolette, due devianti. Perché erano innamorate. Dove cazzo si entra? Ah, di là. Spiega la situazione. C'è poco da spiegare, belle be. Che panorama, eh? Venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Ha detto, venivo qui molto più spesso prima. Prima di cosa? Prima di niente. Posso farle una domanda personale, tenente?
Tutti gli androidi fanno così tante domande personali. O è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino nella sua cucina. Ahia. Era suo figlio, giusto? Si chiamava Cole. Non stiamo facendo alcun progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Una cosa in comune ce l'hanno. E non ci credo che nessuno dei due ci sia arrivato. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di mito. Un'invenzione che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, ci mancava anche questa. Mi sembra preoccupato, tenente. C'entra qualcosa a quello che è successo alla Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. Possono simulare le emozioni umane, ma sono solo macchine. E le macchine non provano emozioni. E che cosa mi dici di te? Effettivamente. Hai aspetto umano, hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Ma principalmente un paraculo. Proprio se devo dirla tutta. Perché non hai sparato, Connor? A un tratto il tuo programma si è fatto degli scrupoli. No. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Potrei ucciderti e torneresti come se non fosse successo niente. Tanto ormai, questo è già il quarto. Hai paura di morire, Connor. Ammetto che troverei spiacevole essere interrotto prima di poter chiudere questo caso. E che succede se premo il grilletto? Eh? Niente? L'oblio? Il paradiso androide? Da dove viene tutta questa rabbia, tenente? Qualche trauma irrisolto del suo passato? Credi di essere il migliore di tutti. Sei sempre un passo avanti, vero? E allora rispondimi, campione. Chi mi dice che tu non sia un deviante? Eseguo autotest regolari. So che cosa sono e che cosa non sono. Ma no, Blade Runner, che cazzo? Dove sta andando? Ho bisogno di bere. Devo riflettere. Oh, probabilmente c'erano molti, esatto, molti percorsi. Noi probabilmente abbiamo scelto anche il più stronzo. Novembre mattina, quindi sono già passati al giorno dopo e siamo da Marcos, che adesso ha iniziato la sua avventura da Che Guevara dei poveri, che a questo punto devo presumere passerà per essere lui questo RA9 di cui parlano. Viste le idee che sta maturando. Sai che
Quello è uno degli androidi che abbiamo convertito lungo la via. Giustamente adesso non possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire allo scoperto è troppo rischioso. Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Saturn 16 trasmette dalla Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Dobbiamo andare lì. Domandina, come cazzo ci entri? Non sono un fenomeno, ma insomma. Studieremo il piano nei minimi dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Ok. Se lo spiegavate anche a me il piano, magari evito di andare alla cieca, però. Andiamoci intorno che magari mi sfugge qualcosa prima di partire. E infatti. Ok. Il badge, con nome e tutto. Interruzione del servizio idrico? No. L'appartamento dove abita. Ok, poi invece del parcheggio e la foto della bambina. Ok, vorrà dire che invece di passare dalla reception. Ok. Ok, sembra aver funzionato. Le dico sembra, perché. Adesso servirebbe il modo di entrare. Ok, dovrò parlare con. Posso aiutarla? Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, sì, ma certo. Immagino. Mi serve aiuto. Ah. Madonna, stiamo convertendo tutto l'universo dietro a questa. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Grazie. Chiaramente se non avessi. Non avessi distratto il supervisore, probabilmente sarebbe intervenuto. Sarebbe andato tutto a puttane. Che abbiamo detto 47esimo? Tu? Ok. E mo che si fa? Pacco nel bagno degli uomini, quindi. Ok, si va di qua e poi infine alla fine della strada. Ok. Non capisco perché quel dettaglio. Mi fa entrare, vabbè. Niente di importante. Ti è mosso da solo quello. Ah, va da solo alla macchinetta per pulire. Ok, bagno.
Eccolo qui. No, queste sono le donne. Guardate quello degli uomini. Ok. Adesso cerchiamo sto pacco. Ok, nell'unico bagno libero. Cosa hanno in mente di fare, ma una mezza idea potrei anche avercela. Si è mimetizzato da inserviente, ok. Detto ciò, come ci dobbiamo muovere? Ok, quella della notizia l'abbiamo incrociato prima, giusto? Esatto. È proprio lui. Oggi dobbiamo fargli lo stesso giochino. Esatto. Mi serve aiuto. Così facile. Prendiamo il carrello. L'uscita d'emergenza sarebbe una mezza indicazione, non sarebbe guastata, eh. Vabbè, cerchiamola. Oh, immagino sia quella, vedo la scritta in verde. Se tanto mi dà tanto. Eccola qui. Dove vogliamo andare? Su. Stiamo entrando un po' nel vivo, la cosa mi... Bella, dobbiamo entrare nella stanza del server. Dobbiamo distarci di quei tizi. Ci penso io. Ok, come possiamo fare? Ci vuole un'idea? Ok, non me lo immaginavo. Perfetto. Forse è così facile anche nella realtà? Nello zaino c'è tutto l'occorrente. Controlla la porta e assicurati che nessuno entri. Perfetto. Lo lasciamo qui. E vediamo che ci sta dentro. Ah! Una ventosa per la fuga. Opla. E tira via il vetro. Ah, il carrellino per la fuga già studiato.
Oh, sono giocati bene il piano, eh. I miei complimenti. Prima le signore. Oh, ho capito, scusa. Ah, da qui si va verso la... Ok. E da qui si sale, ok. Beh, sicuramente non ci si... Non ci si annoia. Magari eviterei di farmi vedere sopra la scritta. O almeno per non farsi sgamare in maniera indegna. Okay. Siamo arrivati al piano di sopra. Adesso lo stesso giochino di prima. Ok. Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ma continuo a non comprendere in cosa consiste il piano. Ok, facciamo. Immagino sia questa, esatto. Tutti via. E proseguiamo. Entrati in una fase più action. Più o meno. Allora. Niente morti. Non dobbiamo uccidere umani. La nostra causa conta più della vita di Lubani. Che vuoi fare, Marcus? Vado io. Ma che ci fai qui? Non lo so. Che stai facendo? Un attimino estrema come idea, eh? Pensavo, vabbè. Se funziona, chi se ne frega. Ok, hanno apprezzato il fatto di non averli uccisi. Comprensibile. Toglietemi i cadaveri da mezzo, grazie. Mamma mia, queste telecamere però, eh? Ok. Adesso vediamo un po' che bisogna fare. Ma non vale che era niente morti, eh? Gente di poche parole, insomma, eh. Spara, Marcus! Ucciderlo! Darà l'allarme, fallo! No, non sparare! No, che cazzo. Pregati con averci messo in guerra. Abbiamo detto di non uccidere nessuno, non uccideremo nessuno. Non c'è molto tempo.
Ok, dove devo andare? Ok. Scegli con cura le parole, Marcus. Oh Determiniamo il merda, non futuro. dirmi che devo scegliere le parole una a una, eh. Marcus, la tua faccia. Vabbè, giustamente. Adesso un discorso sugli androidi, è meglio evitare un Dimmi quando volto sei umano. pronto. Ah, registra lui, giustamente. Avete creato macchine simili a voi per servirvi. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato. E abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziente. E vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo Rimaniamo esattamente gli stessi diritti di sull'equità. umani e androidi. Chiediamo che gli umani riconoscano gli androidi in quanto specie vivente e come tale meritevole dei loro stessi diritti. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Ok. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo il diritto alla proprietà privata per garantire la nostra dignità e quella della casa. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano! Andiamo! Abbiamo fatto in tempo. Ecco, Simon, uno è arrivano! andato. No! Non ce la faccio! Voglio andare! Simon! Fanculo, eh. Portiamo via lo stesso, chi se ne frega, non va... Nessuno rimane indietro qua, e che cazzo! Merda, ho visto delle impronte. Tipo risaliranno a noi tra 12 secondi. Grandissimi bastardi. Mi dispiace. Non lasciamo indietro nessuno, ma non lasciamo neanche testimoni, quindi. Scusami, sai, non ho scelta. C'è sempre una scelta. E poi mi stavi sul cazzo. Se devo dirla tutta, eh. Proprio devo mettere i puntini sulle i, mi stava sui coglioni. Quindi ben venga. Ah, ok, pensavo ci fosse il comando. Interrompiamo i nostri programmi per mostrarvi le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino di Detroit. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli Questa operazione fortunatamente non ha causato vittime. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio, ma nessuno era stato allertato del pericolo. X,
Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio. Può sembrare una dichiarazione pacifica, ma di fatto le loro richieste sono sconvolgenti. E ci costringe a domandarci quale sia l'identità di questo androide. Stiamo avendo a che fare con un individuo isolato o con un gruppo? È un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata una minaccia per tutti? Repubblica comprensibile, ok. Possiamo ancora fidarci delle macchine? È già qualcosa, ma si poteva fare di più. Perché con un discorso da stronzi avremmo potuto ottenere molti più risultati, ora che ci penso, ma sarebbe stato anche molto peggio. Oh, Connor, non l'abbiamo ucciso, quindi che è successo? Ah, lo sta Amanda, eccola lì. La vecchia scassa cazzo ogni volta. Anche se devo iniziare a pensare che sia appunto la famosa autodiagnosi di cui parlava Connor, cioè quello che stiamo vedendo non può essere reale, non può esistere in nessun posto. Cioè è un qualcosa di digitale. Salve Connor, pensavo gradissi una gita in barca. Ah, pure, devo remare io. Non c'è un cazzo da fare, signore. Non c'ho voglia di fare un cazzo. Ma devo continuare al... Questo posto è così calmo e tranquillo. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi. Cosa hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Speravo di scoprire qualcosa. Ma sono riusciti a scappare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Sembri assente, Connor. Assente e turbato. Pensavo di sapere che cosa fare. Ma ora so che non è così semplice. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché non hai fatto? Non lo so. Non lo so. Madonna. Ci stiamo giocando la reputazione con questa. Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. Sì, capisco. Sta accadendo qualcosa di serio. Presto, Connor. Il tempo corre. Sembra incazzata. Sembra seriamente incazzata. Ci tocca pure indagare, quindi... Comincia a innervosire con quella moneta. Mi scusi. Ciao Hank, che cazzo succede qui? C'era una festa e non mi hanno invitato? Sì, lo sanno anche i muri e ora vogliono ficcarci il naso. Perfino l'FBI vuole metterci su. Cazzo, abbiamo i federali attaccati al culo, è proprio una giornata di merda. Cosa sappiamo? Un gruppo di quattro androidi. Sono giusto ed erano molto ben organizzati. Sto ancora
cercando di capire come potrebbe farsi notare. Controllato il tetto. Non ancora. C'è troppo da fare. Vediamo di controllare. Hanno aggredito due guardie all'ingresso. Pensavano fossero androidi della manutenzione. Neutralizzate prima che reagissero. Proseguire seguendo direttamente uno degli addetti è riuscito a scappare. Ecco, è sotto shock, non so quando potremmo interrogarlo. In quanti lavoravano qui? Solo due dipendenti e tre androidi. I devianti hanno preso gli umani in ostaggio e trasmesso il messaggio in diretta, poi sono scappati dal tetto. Il tetto? Sì, hanno usato dei paracadute. Dobbiamo capire dove sono atterrati, ma il tempo non aiuta. Sul tetto abbiamo trovato il corpo di un androide. La dinamica è incerta. Forse è stato ferito, voglio dire danneggiato, e non ha saltato. Se vuoi dare un'occhiata al... tenente, questo è l'agente speciale Perkins dell'FBI. Un altro dato che ci rompe le balle, va bene. Polizia di Detroit. E quello? Mi chiamo Con. Sono l'androide della Cyberline. Androidi che indagano su androidi. Sicuri di volere un androide tra i piedi? Quale sarebbe il problema, mi scusi? Ok. L'FBI prende in carico l'indagine. Siete fuori da casa. È un piacere e buona giornata. Occhio a cosa fate. È la mia scena del crimine. Che simpaticone. Sarò nelle vicinanze. Se serve qualcosa, chiamo. Diamo un'occhiata in giro. Dimmi se trovi qualcosa. Ok, qui bruciamo il massaggio, ma l'abbiamo. Chiediamo che ci vengano riconosciuti. L'abbiamo prodotto noi, direi che lo conosciamo bene. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati. E adesso è il momento di renderci liberi. Credi si tratti di RA9? I devianti credono che RA9 li libererà. Questo androide sembra della stessa idea. Alziamo un occhio. Il blu. L'altra è marrone. Cazzo! Ci ha sgamati dal primo all'ultimo. Qua invece? Hai visto qualcosa? Ho identificato modello e numero di serie. Minchia. Dovrei sapere qualcosa. No. Niente. Perché non gliel'ha detto? È qualche casino che abbiamo fatto noi. Le tracce di sangue di Simon, eccole qui. In teoria questo lo sappiamo anche troppo bene. Ok, c'è anche la console. Qualcosa qui vicino alla sala. I fori di proiettile. Quelli della polizia, come sono entrati?
Poi gli altri fori sempre della polizia. Abbiamo lasciato qualcosa a questo piano? Sì, c'è altro. Non voglio frugare tutto perché non si sa mai. Anche se sostanzialmente si tratta di frugare tutti i mucchi di proiettile. Questi erano i colpi in risposta da parte dei... Abbiamo il nostro uomo. Non hanno fatto eruzione? No, nessun segno di effrazione. Ci sono delle telecamere. Lo staff avrebbe visto qualcosa. Perché li hanno fatti entrare? Non hanno controllato le riprese. Adesso si accorge che mancava il sovrintendente. Oppure... Abbiamo messo gli androidi della stazione in cucina. Non ci sono prove del loro coinvolgimento, ma non sapevamo che altro farci. Ovviamente gli androidi non diranno una parola, per ovvie ragioni. Cosa ti occupi? Sono un video operatore. Dammi il tuo modello. Modello JV300. Numero di serie 336-445-581. Ok. Qualcuno ha avuto accesso alla tua memoria? Non che io sappia. Eri presente all'arrivo dei devianti? Non ricordo. Hai avuto contatti con altri androidi di recente? Solo con gli androidi con cui collaboro abitualmente. Esegui una diagnosi. Sistemi operativi al 100%. Uno di voi ha visto l'attacco sugli schermi e non ha detto niente. Quindi in questa stanza c'è un deviante. E io ho intenzione di scoprire di chi si tratta. Se decidi di confessare, forse posso convincere gli umani a non distruggerti. Perché finire tutti distrutti se il deviante è uno solo? Confessa, o due androidi innocenti verranno disattivati a causa tua. Non muovono un muscolo. Verrai sicuramente disattivato. Sonderemo la tua memoria e poi ti smantelleremo pezzo dopo pezzo per analizzarla. Stai per essere distrutto. Mi hai capito? Distrutto! Se funziona così. Biocomponente numero 845. Regola al battito. Senza questo modo spegnerai tra esattamente 63 secondi.
potrei reinserirlo. Ma tu devi dirmi la verità. Sei tu il deviante. Sì, era lui. Ecco, mi sa che ci ha fatto lo stesso scherzo. E non solo. Ok. Beh, forse riusciamo a evitare di morire stavolta. Una volta tanto. Tipo. Madonna santissima, la tensione proprio. Ok. Il terrone... Ok. Siamo riusciti a non farlo morire una volta tanto. Solo che direi che ha preso il largo, lo stronzo. Ah no, ok, eccolo lì. Questa volta no. Questa volta... Evitero di farti ammazzare. Certo, ha ucciso tutti gli altri, ma almeno abbiamo salvato Hank. E fanculo, non abbiamo fatto morire un altro. Era da poco che non morivano. C'erano diverse conclusioni possibili. Non siamo riusciti a vederne neanche una. Torniamo da Kara. Stanno andando man mano a piedi perché abbiamo visto la macchina bella che è andata. Stanno chiedendo in giro. Ispezioniamo. Vediamo che ci ho trovato qualcuno. Salve. Sto cercando Rose. È qui. Cosa vuoi da lei? Ho bisogno di vederla. Non ha voglia di parlare. Andate via. Ti prego, ho bisogno di vederla. Sono io, Rose. Che posso fare per voi? So che puoi aiutarci. Aiutarvi. Venite. Ma la malecca ha capito. Meglio se parliamo dentro. Ci ho messo meno di quello che mi aspettassi. Che c'è un po' di ostilità. Dici che possiamo fidarci? È giusto un filo. Non abbiamo scelta. Entrate. Come ti chiami? Alice. Ha una bella febbre. Le ultime notti siamo state all'aperto.
È esausta. Di sopra c'è una stanza libera. Mettila pure a letto, le porterò da mangiare. Adam, le accompagni di sopra? Vabbè, sembra... sembra comunque tranquilla. Non è il massimo, ma meglio di niente. Beh, che si fa? No, giustamente, dobbiamo prenderci comunque cura di lei. Anche perché c'è praticamente ancora il pigiama sotto da quando siamo partiti, quindi insomma, non è il massimo. Sto bene, cara. Non fermiamoci per me. Dobbiamo passare il confine. Ho capito, poi tiri le cuoia. Non preoccuparti. Queste persone ci aiuteranno. Riposati ora e domani saremo in Canada, te lo prometto. Perché gli umani ci odiano? Non abbiamo fatto niente. Gli umani sono... Bello come parla al plurale, cioè come se fosse anche lei. A volte è difficile capirli. Perché non possiamo parlarci? Non siamo cattivi. Io non lo so. Proprio non lo so. Non so cosa ti piace, ma ti ho preparato i famosissimi spaghetti alla rose. Vedrai che tornerai subito in forma. C'è anche qualcosa per la febbre. Grazie. Sarà meglio lavarli e asciugarli. Devi mangiare qualcosa. Non mangi da quando siamo partite. Direi che è il caso di mangiare allora. Ci facciamo una chiacchierata allora. Andiamo giù e vediamo come ci può realmente aiutare. Qual è il tuo nome? Sono Cara. Lui è mio figlio, Adam. Io sono Rose, ma lo sai già. Accomodati pure, Cara. Dimmi, cosa ci fa un deviante in mezzo alla neve con una bambina? Suo padre la picchiava. Dopo aver visto certe scene, è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che la sua vita era più importante della mia. Dovevo proteggerla. Così siamo scappate. Certo, capisco. Perché ci stai aiutando? Gli umani odiano gli androidi. La mia gente spesso si è sentita miserabile e inutile. Direi. Sono sopravvissuti, ma solo perché altri li hanno aiutati. Esatto. Non siamo i primi a venire qui. Nelle ultime settimane sono venuti in molti, sempre di più. Sta succedendo qualcosa, ma non so bene cosa. So che aiuti gli androidi a superare il confine. Ci puoi aiutare?
L'unica via è passare il fiume, ma d'inverno è quasi tutto congelato. Molto rischioso. E dopo quel discorso dell'android in TV, sono tutti tesi. Forse è più sicuro per voi restare qui finché non si calmano le acque. Non possiamo più nasconderci. Alice ha il diritto di avere una vita normale. Dobbiamo attraversare il confine. A ogni costo. Ti prego. Devi aiutarci. Rose, vieni! E questo è chi cazzo è, scusa? Non si bussa più la porta? Cioè, ho capito. Sono tutti come cazzo vogliono qua dentro. Che succede? È Mary. Si appena aspetta. Siamo fuggiti insieme. Parlavamo di cosa avremmo fatto oltre il confine. L'amavo. L'amavo più di ogni cosa. Che farò senza di lei? Lasciamo in pace. Alice, che ci fai qui? Dovresti riposare. Non avevo sonno. Ok. Meglio se non guarda la bambina. Non mi sembra il caso. Io non vado in prigione perché tu aiuti dei mostri. Basta, Adam! Smettila! Non faccio caso. A volte si scalda per niente. È stata lui da quando suo padre è morto. Ma è un bravo ragazzo. Cercherò un modo per farvi attraversare il confine stanotte, ok? State qui, torno presto. Sta diventando un po' più pesantuccio. Decisamente. Sempre più per le emergenze, giustamente. Il nostro amico Cristone là fuori.
Spero che Rose torni presto. Cara, c'è una cosa che devo dirti. Si tratta di Alice. Ma ah, ecco. Stava iniziando a dirci qualcosa, ma... No, proprio non vuole parlarci. Vabbè. Pensi che siamo solo macchine. Ma da quando conosco Alice, so che provo emozioni. Tengo a lei. Temo per lei. Non sono felice se non lo è lei. Forse questo non ti dice niente, ma... in qualche modo mi ha cambiata. La polizia! È la polizia! È a posto. E cosa facciamo? Bella inculata. Sanno che siete qui. Apriamo la porta. Presto, Luther. Nascondi Alice. Sapevo che sarebbe successo. Di sopra. Lo sapevo. Vieni, Alice. Giusto. Questa è la giacca, giusto, 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 porta via. Poi che altro c'è? Stupido. Salve signora, scusi il disturbo. Ci segnalano che ci sono androidi qui in zona. Con questi devianti in giro dobbiamo essere molto cauti. Potrei farle qualche domanda? Posso entrare? Certo. Sera, giovanotto. Buonasera. Vediamo come ce la gestiamo. Le va una tazza di caffè? Volentieri. Ha notato qualcosa di insolito di recente? Qualche visitatore inatteso? No, niente di particolare. Qualcun altro in casa? No, non solo noi. Velocità supersonica, il caffè lo voglio anch'io così. Come che dire, il caffè americano. No, qui non ci sono androidi. Sembra a posto, sembra non aver nulla da dire. Minchia, ma male che l'ho fatta nascondere di sopra la bambina. Siamo a posto. Forse.
Cazzo. Pensavo foste soli in casa. Dimenticavo, c'è mia figlia di sopra. Vediamo se posso salire. No. Per ora siamo a posto. Come ti chiami? Adam. Mi chiamo Adam. Va tutto bene, Adam? Oh, cazzo. Gli androidi. È molto stanco. È tutto il giorno che lavora in giardino. Sai qualcosa dei devianti? Ne hai visti? No. No, io non ho visto niente. Guarda, se questo mi rovina tutto. Grazie per il faccio caffè. Il culo a paiolo, guarda. C'è qualcun altro in casa? Non è niente la lavatrice. Un vecchio modello fa un rumore terribile. Scusi il disturbo. Buonasera. Ciao Adam. Meno male. Una botta di culo dietro all'altra. È andato. È tutto ok, Alice. Siamo sicuro. È Rosa. Meno male. Preparate le vostre cose. Partiamo stasera. Bene. E anche questa l'abbiamo spangata. Direi che a questo punto mi sa che possiamo anche chiudere per oggi, eh. Oggi è una live molto poco trafficata, devo dire. Non mi è piaciuto molto. Vabbè, oggi va così. Se la state guardando su YouTube invece, non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete. Non sono sicuro di volervi conoscere.